Martin Bormann. Ho letto che l'uomo di Hitler, Martin Bormann, nel 1940, non contento dell'invasione delle menti operata dalla dittatura, fondò il movimento popolare di estrema destra chiamato Volkssturm, Armata del Popolo, formato da volontari filonazisti. Commento. Martin Bormann fu solo il mezzo che fondò il movimento. Nella realtà il nazismo fu creato e percepito dalla forma coscienza che guidava la grande maggioranza del popolo tedesco di allora. Poi la forma pensiero che scaturiva da quella forma coscienza eseguì il nazismo.